Relatore di maggioranza, il consigliere Busilacchi. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Oggi andiamo in aula con questa proposta che ha visto il lavoro della Commissione per oltre un anno, un lavoro proficuo. Quindi ringrazio ovviamente tutti i colleghi, il Presidente Traversini e tutti gli uffici che hanno dato un grande contributo. Mentre lavoravamo, mentre la prima proposta di legge, appunto quella firma mia dei colleghi Traversini e Biancani, era già appunto stata depositata, è intervenuta anche una proposta del collega Fabbri che interviene su un aspetto analogo e specifico riguardante appunto i farmaci, è intervenuta anche la legge nazionale, la 166 appunto del 2016. E questo chiaramente ha dilazionato un po' la tempistica dei lavori, che però sono stati utili e proficui, visto che appunto il testo è stato approvato all'unanimità e auspico che possa essere approvato all'unanimità anche dall'Aula. Devo dire che è un tema su cui c'è una grande sensibilità e una presa di coscienza dei cittadini. I dati ci dicono che esiste un osservatorio che si chiama Waste Watcher, che dice che il 70% dei cittadini italiani è a conoscenza della normativa nazionale, che pur essendo appunto una normativa di settore abbastanza specifica, che non ha avuto un enorme eco sui media, diciamo è conosciuta dai cittadini, quindi insegno che il tema è un tema considerato rilevante dalla popolazione. Il 91% dei cittadini italiani considera grave e allarmante la questione di spreco legata al cibo e quindi chiaramente in una fase come quella attuale, in cui ancora abbiamo le conseguenze della crisi, probabilmente ci si rende conto che gli sprechi non sono più tollerabili. Tra l'altro quest'Aula, lo dico anche al Presidente, più volte è intervenuta sul tema dell'economia circolare, quindi questa proposta di legge si inserisce pienamente in questo tema. Purtroppo ancora il tema dello spreco è un tema molto presente in Italia e nel mondo, con un impatto etico, economico ed ambientale. Pensate che a livello globale un terzo della produzione mondiale di cibo destinata al consumo viene sprecata. Il 30% del cibo che viene prodotto che sarebbe capace di sfamare 2 miliardi di persone. Questo diciamo comporta, oltre ad un evidente problema etico, perché come dire, c'è una iperproduzione e cibo che viene gettato e contemporaneamente ancora nel 2017 ci sono persone che muoiono di fame, comporta anche un impatto ambientale ed un impatto economico. A causa del cibo che viene prodotto e sprecato, vengono sprecati 250 mila miliardi di litri di acqua, il 30% della superficie agricola, del suolo agricolo necessario per produrre il cibo che viene poi gettato viene sprecato e c'è una produzione, e questo anche come dire, spiega il perché uno dei firmatari, il Presidente della Commissione Ambiente, vengono sprecate 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 che vengono immesse in atmosfera. Ci sono anche dei danni economici molto significativi, pensate che sempre a livello globale questo è uno spreco di circa 1.000 miliardi di dollari all'anno. Vengo al nostro paese, perché come dire, studiandolo e guardandolo ci sono dei dati da non crederci, ogni anno ogni famiglia italiana spreca 450 euro di cibo, cioè nel momento in cui stiamo più attenti al risparmio, al sostegno al reddito, sprechiamo circa 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari in Italia per un valore di 37 miliardi di euro. Ecco, quindi l'anno scorso c'è stata questa legge nazionale che è stata una cosa diciamo molto positiva, però attendiamo ancora i decreti attuativi, abbiamo quindi deciso di intervenire su questo tema, su quello dello spreco prevalentemente alimentare ma anche non alimentare, poi una parte della legge su cui però interverrà
più specificatamente il collega Fabbri, riguarda anche quello del riuso dei farmaci validi. Anche qui voglio dare qualche dato. Noi sappiamo che nell'ultimo anno 12 milioni di italiani hanno rinunciato a causa della crisi economica alle cure. Quasi 8 milioni di italiani hanno utilizzato quasi tutti i loro risparmi per appunto l'acquisto di cure e di farmaci. Al contempo abbiamo appunto tonnellate di farmaci ancora validi che vengono gettati o nelle nostre case o nelle strutture quando appunto non vengono più utilizzati. Questo di nuovo è sia una perdita economica ma anche una perdita ambientale, in questo caso aggravata perché, come sappiamo, i farmaci non possono essere smaltiti in discarica e quindi vanno agli impianti di incenerimento. Devo dire che da questo punto di vista esiste un'esperienza nazionale importante da qualche anno, che è quella del Banco del Farmaco, che però è un'iniziativa sperimentale, anche nella nostra regione è sperimentale perché coinvolge solo la provincia di Macerata e solamente 3 farmacie. Ci sono dei risultati abbastanza positivi tra Civitanova e Moro Valle e Montecosaro, appunto di circa 4.500 farmaci non scaduti che sono stati riutilizzati, però con questa legge, e adesso vengo dopo questa lunga introduzione diciamo più specificamente ai contenuti della legge, vogliamo intervenire in modo strutturale per appunto il riutilizzo dei beni e la riduzione dello spreco. Come interveniamo? Mi soffermo soprattutto sulla parte alimentare. Nell'articolo 2, dopo aver indicato appunto le finalità della legge, vengono spiegati quelli che sono gli interventi. Si interviene fondamentalmente con 4 linee, direi. La prima linea è quella che riguarda la premialità. Vengono previsti in tutti i bandi che riguarderanno i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera l'attribuzione di un criterio appunto di premialità per tutti coloro che garantiranno la riduzione dello spreco alimentare e il recupero e la distribuzione delle eccedenze. Un secondo aspetto è quello che riguarda gli accordi con le Proloco e con tutti gli organizzatori di manifestazioni regionali, sagre e quant'altro, proprio per incentivare appunto l'utilizzo del riuso e di evitare appunto lo spreco. Vengono attivate sia reti di soggetti che operazioni di sensibilizzazione alla cittadinanza tramite il servizio civile regionale, tramite l'alternanza scuola-lavoro, però credo che la quarta direttrice sia quella più significativa e quella più concreta, e cioè la collaborazione che la Regione promuove con quei soggetti privati che più concretamente possono intervenire sullo spreco alimentare, cioè grande distribuzione organizzata, aziende produttrici di cibo e ristoranti. A questi soggetti noi diamo la possibilità di accedere a tariffe agevolate, quindi diamo un incentivo economico appunto a quei soggetti che faranno dei progetti per destinare il cibo in eccedenza alla Caritas, a quei soggetti che appunto provvedono alla distribuzione agli indigenti delle eccedenze alimentari. Ecco, poi c'è un articolo che definisce che cos'è eccedenza alimentare, spreco alimentare, il termine minimo di conservazione, insomma tutti gli aspetti tecnici che riprendono tra l'altro anche la legge nazionale. Mi avvio a concludere. Prevediamo un programma annuale degli interventi per cui la Regione, oltre a promuovere questi accordi, a promuovere questi appunto questi accordi con tutti questi soggetti privati, può proporre e può finanziare dei progetti di recupero. È venuto fuori in commissione, devo dire, anche voglio ringraziare la relatrice della legge nazionale, perché è stata lei che ci ha avanzato questa proposta che mi pare molto concreta, visto che la legge è finanziata con 100.000 euro all'anno, potremmo pensare, una proposta che è stata fatta, è l'avvio appunto di una sperimentazione per l'acquisto di
degli abbattitori che consentano in ogni provincia di recuperare tutto il cibo delle mense che altrimenti viene o gettato oppure non può essere riutilizzato, perché come sapete il caldo dopo essere cucinato, se non viene immediatamente salvato, come dire, dal punto di vista organolettico, dal punto di vista insomma alimentare e chimico direi, non può essere riutilizzato. Quindi immaginate quanto cibo che avanza nelle mense scolastiche degli ospedali rischiamo di o buttarlo via o doverlo buttare via. Ecco, l'acquisto di un abbattitore per provincia che possa quindi salvare questo caldo e poi destinarlo ai poveri, destinarlo alla Caritas, mi pare una cosa molto concreta e come dire, che potrebbe dare fin da subito dei risultati interessanti. Credo che sia interessante anche la parte della legge che incentiva la costruzione di reti con enti locali, con terzo settore e con dei privati. Sulla parte finale della legge invece non intervengo, perché quella che è stata scritta dal collega Fabbri, e quindi credo che lui meglio di me probabilmente potrà dire qualcosa. Di nuovo un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, al Presidente Traversini che ha come sempre magistralmente condotto la Commissione, le molte audizioni che abbiamo fatto e tutto il lavoro anche di collaborazione anche con la normativa nazionale, con la Giunta, con gli uffici, e quindi l'auspicio è che questa legge possa essere con un voto molto ampio approvata e che poi possa trovare concretà.